Che estate sarà? Ma sarà un'estate, spero veramente, all'insegna del divertimento. Abbiamo una programmazione a tutto campo, dalle iniziative in campo culturale a quelle in campo ludico e sportivo. Diciamo le più rappresentative in campo culturale sono il mantenimento dell'omaggio al teatro amatoriale, quindi questa rassegna che per il secondo anno vedrà le compagnie della Liguria cimentarsi in palcoscenico estate in Piazza della Concordia. E poi abbiamo due biennali, una sull'antica tradizione ceramica, che ha già avuto 200 opere che sono state presentate da tutta Italia e anche dall'estero, e in ambito G8 invece una importantissima altra manifestazione d'arte contemporanea vedrà presente una ventina d'artisti di livello internazionale che veramente produrranno un evento di grandissima importanza. E queste due manifestazioni sono in collaborazione tra l'altro col Comune dell'Isola Superiore, con il quale sempre più cerchiamo di diciamo coniugare la stessa lingua e mettere insieme gli sforzi per poter fare degli eventi di richiamo. Un altro discorso sono le manifestazioni invece diciamo ludico-sportive che quest'anno vedono la partecipazione fattiva dell'Associazione degli Operatori Economici e dell'Associazione dei Bagni Marini, e sono veramente tantissime. La novità di quest'anno è che stiamo appunto cercando di allestire nella nostra spiaggia attrezzata alle vele un'arena spettacoli che appunto ospiterà dal cabaret alla musica sotto le stelle, a concerti dal vivo e soprattutto poi il Guinness, che in collaborazione con Granone e i Bagni Mirage ha avuto un successo strepitoso e anche quest'anno ha alcune chicche notevoli. Lo spinning sarà ad esempio in campo sportivo uno delle attrazioni principali. Ci sarà poi la continuazione di Spiaggiathlon, che vedrà coinvolte appunto i nostri bagnanti, soprattutto i giovani, in una serie di gare che vanno dagli sport acquatici a quelli più tradizionali da spiaggia.